ragazzi e ragazze, sto tornando con un nuovo video dove vi parlo degli sconti e delle novità librerie in questo mese. Gli sconti ce ne sono tantissimi e mi aiuto ovviamente con la rivista in Mondadori del mese di giugno. Allora, ci sono tanti sconti, adesso ve li faccio vedere uno per uno. Allora, innanzitutto Feltrinelli che festeggia i 60 anni, fa il 25% di sconto fino al 30 giugno su tutti i titoli delle collane, quindi tutte le collane sono in sconto. Poi volevo segnalarvi alcuni romanzi, le copertine appariranno qui vicino a me. Allora, innanzitutto il secondo libro della saga Dannati di Lane Cooper, 19,90 della Nord. Nell'oltre sono confinati per l'eternità tutti i malvagi vissuti sulla Terra. John e Emily devono tornarci per liberare i loro amici. Un altro romanzo molto interessante è Le ali della vita di Vanessa Diefenbaugh, Garzanti, Giotto e 60. Questa è la storia di un amore immenso e imperfetto come la vita. Questa è la storia della paura di una madre e del coraggio di un figlio. Poi, altri romanzi interessanti. Allora, un romanzo di Lavinia Petti, Il ladro di nebbia, 14,90. Uno scrittore, per ritrovare il filo del suo passato e risolvere l'enigma di una lettera misteriosa, si muove in una Napoli segreta e imprevedibile. Poi, un romanzo per ragazzi, The Young World, di Chris Weitz. In una nuova società senza regole, dove ogni ordine sociale è scomparso, sono sopravvissuti a un terribile virus solo gli adolescenti, in una realtà sempre più ostile. Poi, un thriller molto carino, Melanie, 10 anni, un quoziente di intelligenza altissimo, è l'unica speranza contro un virus feroce che sta distruggendo l'umanità, la ragazza che sapeva troppo della Newton, 9,90€. Poi, sconto il 25% della Pickwick su tutti i libri di questa collana, 25% di sconto fino al 22 giugno sulla Burra, Vintage e Tascavi Rompiani. Poi, romanzi interessanti, è uscito un nuovo romanzo di Murakami Akuri, Uomini senza donne, 19€ in Audi. Una nuova raccolta di racconti, il fantastico che rompe nel quotidiano, la nostalgia per ciò che non è stato, ma soprattutto la ricerca della felicità tra uomini e donne. Nuovo romanzo di George Martin, famoso per aver scritto la saga delle cronache del ghiaccio e del fuoco, La ragazza nello specchio, 20€, Mondadori racconti sempre. Poi c'è After di Sylvia Day, nata come fanfiction. Allora, della Spelling, 14,90, il 7 luglio se non sbaglio dovrebbe uscire il seguito. Tessa Young, la classica brava ragazza, Ardyn, il cattivo ragazzo per eccellenza, tutto fascino e sregolatezza, due poli opposti fatto l'uno per l'altro. Poi vi segnalo un romanzo romantico tutto italiano di Anna Premoli, Un giorno perfetto per innamorarsi, 9,90€. Carolyn è una lista di carriera, viene mandata in una cittadina dell'Arkansas per un articolo e qui conosce Grayson Moir. Poi vediamo, un romanzo molto carino e divertente che mi è stato consigliato in libreria è Guida astrologica per cuori in Francia di Silvia Zucca. Alice Bassi accoglie la notizia del matrimonio del suo mai dimenticato ex con un colpo di grazia. Poi ovviamente ce ne sono tanti altri di titoli, però posso dirvi tutti, altrimenti il video durerebbe tantissimo. Vi segnalo due thriller di due famosissimi scrittori, Michael Connelly, La scatola nera, PM 19,90€, torna Harry Bosch, e L'avvenito blu di Douglas Preston nel Lincoln Child, sempre 19€, della Rizzoli, uno della PM e uno della Rizzoli. Poi, per ragazzi, vabbè, Sophie Kinsella, dopo vi faccio vedere più in là, c'è una bellissima intervista, ve la farò vedere per bene. Poi c'è Half Wild di Sally Green, finalmente è uscito il seguito di Half Blood, sempre uno young adult a 15€ della Rizzoli. Nella moderna Inghilterra, dove due fazioni di streghe in guerra tra di loro vivono tra gli esseri umani, Nathan è un abominio, figlio illegittimo della più potente e violenta strega del mondo. Io ho comprato il primo, mi ricordo, però ancora devo leggere. Però ecco, spero di poter leggerlo presto. Poi c'è Regina Rossa di Victoria Aveyard, young adult, sempre della Mondadori, 19€. Ho letto delle recensioni un po' contrastanti, chi ha piaciuto tantissimo, chi invece non mi ha trasmesso proprio niente. Allora vi leggo brevemente la trama. La società è divisa in base al colore del sangue, ci sono i rossi, povera gente, e gli argenti, valorosi guerrieri. Mare è il sangue rosso, ma ha poteri che nessun argento ha mai posseduto. Poi, dal libro al film, allora, La risposta delle stelle di Nicholas Sparks al film omonimo, Psycho di Robert Bloch dalla serie TV Bates Motel. È un po' che la voglio iniziare, quindi può essere una buona scusa per iniziarlo. Poi abbiamo La vita oscena, il libro di Aldo Novi al film omonimo, e Ruth Alex, L'amore cerca casa, al film omonimo, e il libro di Jill Simmet della Newton Compton. Poi, su tutto il catalogo multiplayer edizioni c'è lo sconto del 25% per tutto giugno. Questa è l'intervista di Sophie Kinsella con l'autrice, veramente un'intervista molto carina.
Poi i consigli del libraio, La tentazione di essere felici di Lorenzo Marone, Non siamo più noi stessi di Matthew Thomas, La piccola battaglia portatile di Paolo Nori e l'ultimo Dimmi che credi al destino di Luca Bianchini. Poi i finalisti del premio Strega ve li faccio vedere per bene tutti e il 2 luglio sarà proclamato il vincitore. Voi fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi finalisti del premio Strega. Poi 25% sui grandi autori per quanto riguarda la Newton Compton, per, ovviamente riguarda i classici, sulle collane grandi tascabili economici e sui mini mammut fino al 30 giugno. Poi vediamo, letture per l'estate, vedremo su tutti i classici contemporanei per le scuole medie inferiori e superiori della Mondadori fino al 31 luglio, però questo parte il 25, quindi la prossima settimana. Poi vediamo, vabbè, tempo libro, cucina, benessere, la Mondadori Card 15% di sconto su tutti i libri della Giunti per quanto riguarda la Disney fino al 30 giugno. Poi vabbè, libri per bambini, vabbè, Geronimo Stilton, Disney, questi senza che ve li faccio vedere uno per uno. Allora, oh, ci sono delle magliette carinissime, no, i book shirt appunto riguardano i grandi romanzi per ragazzi, libro e magliette in regalo, 13,90€. Allora, abbiamo Piccole donne crescono, Battini d'argento, L'isola del tesoro, Il piccolo principe e Giornalino di una burrasca, che è divertentissimo. Per ultimo il 25% sulla narrativa Giunti per ragazzi fino al 22 giugno. E niente, l'ultima pagina della rivista riguarda appunto tutti i libri gialli, thriller e noir scontati 15% di sconto fino al 30 giugno. Fatemi sapere se avete approfittato degli sconti, io sicuramente vi farò vedere a fine mese il video degli acquisti. E niente, fatemi sapere se c'è qualche titolo che vi interessa, qualcosa che volete consigliarmi a me, voi commentate e io vi risponderò. Grazie di cuore a tutti, buone letture!